scorso anno è stata eliminata invece l'altra finalista, il Videoton, che era stata la rivelazione. Partiamo con le immagini, proprio con Nantes Partizan 4-0, omaggio a Michel Platini, il gol di Burruciaga al tredicesimo del primo tempo che supera il portiere Omerovic, il portiere del Partizan di Belgrado. Nella ripresa c'è il primo gol di Amis, che è autore di una doppietta al quinto minuto, ecco questo bel gol dal fuori area, con seconda rete dunque per il Nantes. I gialli del Nantes, che come diceva prima Ballatini, stanno attraversando un buon momento e quindi l'hanno confermato anche in Coppa, dopo aver pareggiato 1-1 a Belgrado. Ecco l'azione molto bella, splendida questa azione di Brasiliano, e va anche a concludere lui, aveva iniziato l'azione, questa merita il replay, gli abbiamo dedicato il replay anche se non c'era molto tempo, proprio perché è uno splendido gol questo di Brasiliano, che merita di essere rivisto per la bravura con cui ha iniziato l'azione, ha controllato, ha fatto dribbling, ha controllato ancora la palla e l'ha piazzata in rete. Splendido gol di Brasiliano al 42esimo, doppietta di Amis, fissa il punteggio sulla goleada per il Nantes, che vince per 4-0 dopo l'1-1 dell'andata, quindi supera il turno. Ecco il gol di Amis.